tutti, dimmi, io mi chiamo Francesco, ho 39 anni, sono papà di 3 bambine, del grosso modo della vostra, una di 9, una di 7 e una di 5 anni. Sono un volontario dell'ANTER, che è l'Associazione Nazionale della Tutela delle Energie Rinnovabili, che ha organizzato questo incontro con voi oggi. Innanzitutto volevo fare i complimenti perché avete fatto dei... Si può abbassare un po' di eco? Avete fatto dei lavori bellissimi, chi è che è riuscita a vedere nel video il suo lavoretto? Dai, alzate le mani. Ah, quindi complimenti, fatevi un bel applauso perché avete fatto davvero... E complimenti anche ai vostri insegnanti che in pochissimo tempo, davvero, io ormai è da quasi un anno che giriamo nelle scuole per portare questo progetto in tutta Italia e vi dico che davvero siete stati straordinari con dei lavori che ci ha fatto piacere anche mettervi esposti per, ecco, per poi mandarvi in tutta Italia queste foto e le proporremo anche in altri eventi più importanti. Beh, vi volevo presentare un po' meglio chi è l'ANTER, perché mi dicevo che questa associazione me lo faccio, io devo spiegarvi la voce, lo faccio vedere attraverso un video e poi entriamo nel cuore di questa giornata, ok? Vediamoci questo video insieme. Guardate il video, viviamo in un mondo moderno, pieno di opportunità e di belle cose da fare. E questo è davvero bellissimo. Ma tutti quegli oggetti tecnologici che ci piacciono hanno bisogno di energia, tanta energia. E le fonti che usiamo oggi per produrre questa energia possono farci male, anche se non ce ne accorgiamo. Ce ne accorgiamo. La differenza rispetto al passato è che oggi abbiamo la tecnologia necessaria per produrre l'energia che ci serve in modo intelligente, senza generare rifiuti che ci fanno male e usando fonti che ci circondano da sempre. Sono le energie prodotte dalla natura e il bello è che non si esauriscono mai. Ci vuole poco per migliorare il nostro ambiente e respirare aria pulita, ma il contributo più grande lo diamo quando scegliamo di usare energia proveniente da fonti rinnovabili.